Che meraviglia, ragazzi! Pomodorazzo. Potremmo pure entrare qua e camminare e vedere cosa c'è dopo quella salita. Con la moto? No, senza. I caschi ce li portiamo? Eh sì, dai. Direi di sì, non li lasciamo. Eh? Sì. Che traffico. Stiamo andando a fare il sopralluogo per il videoclip di NefBTF. NefDB. Tieni il tuo casco, Carmelo. Grazie. Adesso attraverseremo questo cancello. È vietato, ma noi cercheremo di non rompere niente e di rispettare in modo tale da non farci scoprire. Tutte le cose ci sono da rompere, guarda. Quindi ci scavalchiamo, passiamo di sotto. Aprilo. Aprilo poco poco. Aperto, possiamo passare. Andiamo a vedere. Ci pensi c'è uno col fucile lì proprio lì? Già eravamo morti se c'era uno col fucile. Minchia, appare bellissimo. Bellissimo. Meglio di quanto mi potesse aspettare. Molto vero. Ma c'è un fiume? Sì. Ma io... Ma io mi sballo. Mamma, io mi sballo, pai. Meno male che siamo venuti. Adaccio. Si vede il fiume? Un pezzetto proprio piccolissimo. Che ti si appannano gli occhi. No. Che ce li ho stanchi, che mi danno fastidio, sì. Tipo mi si asciugano qualche volta, non sempre. Non è che ti sto rovi. No, ma appunto, ti stavo per dire, non so come le sto facendo perché sto guardando dove metto i piedi. Così è larga. Ah, compa. Ma è bellissimo. Si vede? Vieni. Devi venire. You must to come here. Thank you so much. Ma madre. Che? Cosa, la discesa così? Il fiume così? Ma praticamente scorre per là. Certo, scende da là, e non vedi che è in discesa. Mai l'avevo visto. Capace che poco più sopra ci sarà la sorgente. C'è forse pure la stradina, capace che si scende da lì. Vai, è lì dove scavano la montagna. Ah, ma ecco dove siamo, vedi. Minchia, dalla strada neanche si vedono quelle... Ma non penso sia quella che si vede dalla strada, sarà il retro. No, sarà perché male. Non c'è Santa Lucia di là. No, infatti. Tu che dici? Iniziamo con quelle dentro? Ma direi di sì. Vabbè, questo non è male come tempo a livello, guarda di luce, guarda che colori. Guarda che figata di colori. No, quello là lo trova un altro che fa la via al pastro e fa. Oh, ma che succede? C'è la nebbia. Vogliamo entrare nella nebbia? Siamo in Piemonte. Minchia. Ehi, ciao raga. No, forse è qui che siamo arrivati con te. No, non lo so. Ah no, sì, questo me lo ricordo.
che siamo andati molto lontano. Io un altro uccello c'è. Un altro. Quello coscienzioso sei tu qua, quindi non c'è più. Lo devi dire tu quando ce ne dobbiamo girare, eh? Meno male che abbiamo fatto quei 5 euro di benzina, se no rimanevamo qua oggi. Ok, qua è sicuro che ce ne siamo girati un pezzo. Comune di Santa Lucia del Mela. Hai ripreso dove siamo? Non si vede niente. Tutto nebbioso. Raga, siamo nella nebbia. Più nebbia che non si può. Però devo dire che si può guidare nella nebbia. Cioè non è... non si vede avanti, però dove sei tu si vede. Sono un po' emozionato, un misto tra un po' di, non lo so, fa strano stare qua. Niente, questo è, io qua sono venuto una volta con la C3, no, con la, macchina avevo io, la 600, e questo è il punto dove ci siamo fermati la prima volta. Con la moto siamo arrivati pure qua, quindi questo è, diciamo, il nostro limite di avventura. Quindi vorrà dire che la prossima volta dobbiamo superare questo limite qua, che si chiama Armaro Serro Storto. Questo è il prossimo limite da superare. Ciao. E niente, siamo qua. Più di qua avanti io non sono mai andato. Io pensavo qua, tra poco si scenderà, penso. La punta della montagna è... Arriviamo fino a quella curva. Sempre così stiamo dicendo, arriviamo fino a quella curva, non è che eravamo a Catania. Ti immagini che scendiamo a Catania? Due belline e Caballero. Caballero. Selfie nella nebbia. Ti faccio una foto, aspetta. Ancora si sale e sentiamo anche dei campanacci. Ah, ci sono le pecore. Lo so. Ah, là, minchia. Cioè la telecamera non le vede. Prima ci siamo trovati delle vacche davanti e dei tori. Praticamente non potevamo girare la moto subito. È stato molto particolare. Hai i pantaloni spugnati? Lo sai che hai i pantaloni bucati, guarda? Ok. Sembriamo astronauti. Sbaglio, si è alzato il vento. Un pochino. Minchia, così, buono e buono. No, di pioggia non di sicuro. Lo vedo. Devo mettere le ruote nello sterco. Vai. Un dega che faceva un volo. Bene. Adesso che abbiamo dell'ottimo sterco caldo, siamo a casa. Le condizioni meteorologiche non sono delle migliori. Siamo di nuovo in zona sicura.
anche qui. Simpatica però questa che l'ho ripresa. Certo, però non tutta, minchia. Perché stavo guardando di non mettere i piedi sullo sterco. Meno male è caduta sull'erba. Sei tu bastardo, sei. Dai, Però Gambrì è il suonatore di campane. Carstam. Il cavalletto. Scendere laggiù potrebbe essere pericoloso. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma lo fermo. Sembra tipo un cesso turco. Questo qua è un cesso. E quello è il bidet. Fare i video con l'1% di batteria. Che bello. Minchia, stancai. Penso per le scale però. Penso di sì. Stranamente comunque nella reflex oggi avevo la batteria carica. Minchia, le pecore ci sono. Che ci guardano tutto. Non ci guardano tutto. Non siamo i padroni di qua. Ehi. Sono le pecore, qua faccio il pecorare e ci sparo. Amo. Piegare la vita. Non l'avevo visto. Quando si può salire tranquillamente da qua. Dell'olio forse. Non ne ho idea proprio. Non ne ho idea. È bello avere un canale YouTube. Possiamo mettere sti video, queste cose. Guarda, me ne hanno cadute le chiavi per terra, figlioli. Maria, ma che è sta roba? Qui se ne è caduto un piano, penso. O era già così, non era già così. No, io penso che sia la struttura così. Al massimo cade, compare. Quello è il problema, capisci? E se cade arrivi di sotto. Andiamo. Ma le chiavi lasciano. Almeno vado a chiamare aiuto, mi sdirubo la moto. Comunque vedi, ci sono io dietro. Sta finendo la memoria. E qualcosa doveva pur finire. Ecco. Piano piano. Forse avrò io la luminosità bassa.